Io vi vedo entusiasti. We've got a CIA station just up the road. Martin Scorsese e Diego Armando Maradona. Stay hungry. Ma lei è fuori di stay food. Stando qui, sto tutto immaginando, questi pensano solo i cazzi loro. Buonasera, buonasera, bentornati allo Schiaffo. Siamo in diretta, sono le 22:35-36 minuti, lo vedete di spalle. Già candidato alla presidenza della regione Lombardia, era l'esponente di centrosinistra, diciamo così, avvocato, io la ringrazio per essere qui questa sera, avvocato Umberto Ambrosoli, addirittura l'ovazione. Lo Schiaffo unisce il serio e il faceto, ci sono delle serate come quella di ieri sera molto spumeggiante con Carlo Gabardini, questa sera sarà altrettanto spumeggiante, ma vogliamo parlare innanzitutto della figura di suo padre. Lei è stato nostro ospite, mio ospite nell'altro programma e ho sempre coltivato l'ambizione di poterla ospitare una sera in una one to one per parlare di quello che a giudizio di molti, ma lo penso anch'io, è un eroe. Se è vero, com'è la definizione da vocabolario, che un eroe è colui che compie uno straordinario e generoso atto di coraggio, che comporta o può comportare il consapevole sacrificio di se stesso allo scopo di proteggere il bene altrui o comune, io credo che suo padre in questa definizione ci stia dentro alla grandissima. Lei suo padre lo considera un eroe? Io lo considero mio padre come tutti i figli, tanto più i figli maschi, con la figura paterna ho delle forme di idealizzazione che non hanno bisogno di arrivare alla dimensione dell'eroe, anche perché studiando un minimo le origini della nostra cultura sono attaccato alla figura dell'eroe come quella di chi ha delle caratteristiche che non sono proprie di tutti gli uomini, di tutte le persone, dobbiamo dire per correttezza di genere. L'eroe è il frutto dell'unione fra una divinità e un umano, quindi è più di un umano. Perché dico questo? Perché molto spesso noi nel dire Tizio è un eroe, Caio è un eroe, lo usiamo per Falcone, per Borsellino, lo usiamo per tante vittime, diciamo che è qualcuno che ha delle caratteristiche cui noi non siamo tenuti. E invece no, io penso che la figura di mio padre sia la figura di una persona normale, come tutti noi possiamo essere, capace di assumersi le sue responsabilità nell'interesse collettivo a fronte dei massimi rischi, come tutti noi potenzialmente possiamo fare. La domanda è perché la genericità delle persone tendono ad avere un atteggiamento diverso, tendono a piegarsi davanti al rischio, a rinunciare, a guardare al proprio interesse rispetto a un interesse che esorbita la propria persona. Sfera, certo. Le figure come quelle di mio padre, ma sono tante, il nostro paese ne offre tantissime, la nostra storia recente ne offre tantissime, ci dimostrano invece che è possibile rimanere legati alla propria responsabilità, assolvere liberamente come scelta alla propria responsabilità a fronte di tutte le prospettazioni negative possibili, dall'isolamento ai tentativi di condizionamento, anche con la corruzione, fino alla minaccia. È possibile rimanere fedeli ai valori nei quali si crede, ma non per passare alla storia come eroi, ma per essere protagonisti della propria vita. Fra l'altro, sono passati 35 anni, intanto però vado a salutare Diana, che ho saltato brutalmente all'inizio, per andare subito a presentare l'ospite. Ciao Diana, tanti contributi da te questa sera. Ciao Marco, esattamente. Sì. Mi raccomando, mano a Twitter, i nostri telespettatori possono interagire tramite la nostra pagina Twitter. Dico, sono 35 anni da allora, le cose non sembrano poi particolarmente cambiate, perché suo padre si trova all'interno di qualcosa di molto più grande di lui. Stiamo parlando ovviamente del crack, del fallimento della banca privata italiana, Sindona, e quando dici Sindona c'è dentro tante cose, c'è la malavita organizzata, lui era molto vicino ad alcune famiglie, la famiglia Gambino in particolare americana, degli Stati Uniti. Quando dici Sindona pensi alla P2, tessera 501 della loggia massonica. Pensi anche a dei rapporti torbidi con una certa parte della politica, pensi alla corruzione, pensi alle minacce. Oggi purtroppo anche la cronaca di questi giorni della Lombardia, per esempio, anche solo da due anni fa ad oggi, ci riporta tragicamente e sembra che le cose non siano cambiate. Io penso che in una qualche misura siano cambiate.
Intanto dobbiamo dire che la storia di mio padre si è sviluppata in un contesto storico che oggi, anche solo dalle persone della mia generazione, è poco conosciuta. Quando noi diciamo P2, quando noi diciamo Gambino, quando noi diciamo massoneria, stiamo parlando di qualche cosa che veramente una parte anche della mia generazione non ha approfondito, non ha, tra virgolette, toccato. Io stesso penso che per me stesso, se non avessi avuto l'occasione di dover vivere e guardare la storia di mio padre, forse sarei disattento a qualcosa che ha caratterizzato i primi anni della mia vita, della mia formazione. L'Italia di allora era un'Italia dominata anche da soggetti che facevano riferimento alla loggia massonica P2. La stessa loggia massonica P2 è stata scoperta indagando sull'omicidio di mio padre dai magistrati Turone e Colombo nel 1982, 3 anni dopo la morte di mio padre. Pure guardando nelle agende di mio padre, ho trovato, mentre scrivevo la sua storia, proprio per quelle generazioni che non l'hanno conosciuta, ho trovato degli appunti che fanno riferimento a dei ritagli di giornale dove la sensibilità verso l'influenza di quel mondo è già perfettamente percepita. È cambiata o non è cambiata l'Italia da allora? Per tanti aspetti sì, ne basta uno. Oggi una persona come mio padre, una persona cioè che si trova a svolgere un ruolo di rilevanza... Fu chiamato come liquidatore, no? Proprio dalla Banca d'Italia. Esatto. Liquidatore di una banca in fallimento, in gravi difficoltà. Non era un uomo delle istituzioni. Mio padre era un libero professionista che proprio in funzione della sua competenza a un certo punto viene chiamato a svolgere una funzione di rilevanza pubblica, come succede ogni giorno, certo, in centinaia di casi. Sì, quel caso era particolarmente grande, ma succede in centinaia di casi. E guardate che non è l'unico curatore fallimentare, perché poi il risultato è questo, che è stato assassinato anche in anni abbastanza recenti. Lo è stato in un contesto molto particolare. Ricordo, però dicevo okay, la differenza rispetto a quegli anni la vediamo anche nel fatto che oggi, per togliere di mezzo una persona, non c'è bisogno di ucciderla, mentre invece in quegli anni il ricorso all'omicidio era visto come qualcosa di accettabile. A Sindone è imputato proprio il pensiero: si confonderà questa morte fra mille altre che ci sono in Italia. Perché per mano violenta, tra erano 70 gli anni... l'80 morirono lei nel libro lo scrive, 259 persone complessivamente, tra magistrati, giornalisti, persone comuni. Perché erano gli anni del terrorismo. Le pistole volavano facilmente in quegli anni. Non è privo di indicatività il fatto che quelli sono anni che sono passati nel gergo collettivo con l'appellativo di anni di piombo. Certo. Laddove per la prima volta un metallo non è utilizzato per indicare una evoluzione della vita sociale, ma un'involuzione tragica, ma l'involuzione data dalla violenza e dai proiettili. Avvocato, la interrompo perché vado un attimo con Diana per due contributi. Uno sono le parole di Carlo Azeglio Ciampi e poi vediamo anche un ulteriore contributo che è il film che poi riguarda suo padre, l'eroe borghese. Vediamo un attimo le dichiarazioni di Ciampi. Vai, Diana. Sì, Ciampi ha detto: Ambrosoli era il cittadino italiano al servizio dello Stato, che fa con normalità e semplicità il suo compito e il suo dovere. Mentre prima stavamo parlando della figura dell'eroe, effettivamente il film riferito al padre del nostro ospite, a Giorgio Ambrosoli, si chiama Un eroe borghese ed è tratto dal libro appunto omonimo Un eroe borghese del 95, il film. Guardiamo in questo spezzone il concetto di onestà visto appunto dagli occhi del protagonista. Vediamo. Ma avvocato, io non sono la fina banca. Che risposta vuole avere da me? Quella che non può darmi l'avvocato Sindona, visto che ha pensato bene di scappare in America, lasciando migliaia di depositanti nei guai. Avvocato, tutti hanno guadagnato con Sindona e anche lei finirà per guadagnarci. Se non avesse dovuto abbandonare l'Italia, avrebbe creato la società finanziaria più grande di tutta l'Europa. Invece è stato bloccato con ogni mezzo, è stato umiliato. Senta, io non sto mettendo in dubbio il talento dell'uomo che ha diretto questo istituto. È solo che in testa alle priorità io ne metto una irrinunciabile, va bene? Che è l'onestà. L'onestà è la virtù della gente da poco. L'ha detto Stendhal, uno che amava il nostro paese. Il vero paese è quello che ci costruiamo noi, col nostro lavoro. Il vero paese è quello che ci costruiamo noi con il nostro lavoro. Apro una parentesi perché il suo libro è molto bello, io me lo sono veramente bevuto nelle ultime notti, perché di notte uno dorme, no, a me piace leggere.
E mi piace anche perché lei ha innanzitutto fatto un grande lavoro di raccolta di informazioni, di dati, che danno anche la possibilità di leggere quegli anni, quelli che lei chiamava giustamente gli anni di piombo, attraverso il lavoro di suo padre. Ma ci sono anche momenti nei quali lei fa dei racconti che riguardano la vostra famiglia, la vostra vita. In particolare trovo bello l'aneddoto in cui che lei racconta di un regalo che suo padre le fa e lo nasconde sotto un'alfetta, è vero? È l'ultimo compleanno mio con papà, quello del 1978, quindi io compivo 7 anni, era la mia nuova cartella per andare in seconda elementare e in giardino in campagna papà l'aveva messo sotto la macchina per farmi uno scherzo mentre io dovevo andarlo a prendere, perché più mi avvicinavo, più cercavo di strisciare per avvicinarmi, più il clacson era fastidioso e lui a momenti lo faceva suonare. Era un gioco. Papà, che anche l'immagine che abbiamo visto nella rappresentazione cinematografica è percepito come una persona molto seriosa, aveva in realtà una carica di simpatia molto forte, anche di voglia di fare scherzi particolari come tanti che descrivo nel libro. Beh, vabbè, avete fatto anche dei lavori di bricolage, ho letto. Sì, come è giusto che sia, ma perché ho deciso di mettere quella dimensione privata nella narrazione di una figura pubblica? Per quello che dicevamo all'inizio e per quello che è stato ricordato anche dalla sua collaboratrice, la normalità. La normalità serve per far capire che ciascuno di noi, la normalità di quelli che chiamiamo eroi, serve per far capire che ciascuno di noi vive esattamente le stesse vite, cioè ha la dimensione di sviluppare le stesse potenzialità. Torno a dire, il problema è capire perché facciamo un passo indietro. Certo. Lei prima, richiamandosi al significato lessicale della parola, ha evocato il coraggio. L'eroe è una persona che ha un coraggio particolarmente forte. Ma cos'è il coraggio? Il coraggio è l'accettare un rischio, ma a fronte di un'alternativa, non il tollerarlo. Io ho la possibilità di due comportamenti, uno di questi è remissivo e mi conduce verso un determinato tipo di rischio, l'altro invece è reattivo ed è il coraggio e mi mette a repentaglio. È davanti a quel bivio che la scelta del coraggio, certo, diventa quella che ci rende protagonisti rispetto al nostro futuro, che alternativamente è accettazione. Avvocato, io le faccio vedere un documento che lei ovviamente conosce molto bene. Cambiamo il back e lo mostriamo anche ai nostri telespettatori a casa, perché tra poco compare che cosa? Qui abbiamo una penna, una matita, eccola qua. È una lettera che è datata 4 anni prima. Sì, l'ho toccato, vai, facciamolo partire. Che è datata 4 anni prima della scomparsa di suo padre. Ed è una lettera che è scritta a sua mamma, giusto? È il 25 febbraio del 75 e sono pronto per il deposito dello stato passivo della BPI, atto che ovviamente non soddisferà molti e che è costato una bella fatica. Non ho timori, ma il fatto stesso di dover trattare con gente di ogni colore e risma non mi tranquillizza affatto. È indubbio che in ogni caso pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. E poi prosegue. Qualunque cosa succeda, comunque tu sai che cosa devi fare, sono certo lo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto. Abbiano coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia, verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa. Io trovo di una straordinaria modernità questo testo, che ha 38 anni, quasi 40 anni, che si chiama Italia, che si chiama Europa. Qui c'è tutto quello che lei diceva poco fa, cioè suo padre si accorge, benché non fosse ancora stato raggiunto da alcuna minaccia, che arriveranno molto dopo, che era veramente davanti a qualcosa, forse sapeva bene chi era Sindona, e capisce che la sua vita potrebbe essere in pericolo. Nonostante tutto scrive questa lettera e va avanti. Guardi, molti si chiedono ancora oggi, chi ha vissuto quegli anni, perché sia stato scelto mio padre. Mio padre era giovane, era fuori da un contesto di compromissione o anche solo di vicinanza col sistema del potere e viene chiamato da solo a gestire dal governatore della Banca d'Italia una liquidazione
complessissima, enorme, e tra gli elementi di complessità caratterizzata dai rapporti che Sindona aveva tenuto col sistema del potere in tutte le sue declinazioni, incluse quelle degenerate. E devo dire che a me è capitato anche di parlare con altre persone, altri professionisti che oggi hanno l'età che avrebbe mio padre, quindi suoi coetanei, che mi dicono anche a me era stato chiesto se ero disponibile, come capita quando certo. Si sondano diversi professionisti per capire che fine. Dissero di no. E uno di questi, che tra l'altro non si ricorda di avermelo detto già, e quindi tutte le volte che me lo dice me lo riracconta, dice: io avevo capito che Gina Praio c'era dietro e quindi ho detto di no. Questa lettera che cosa ci dice? Ci dice che mio padre aveva capito benissimo che Gina Praio ci fosse dietro. Nonostante quelle parole sulle quali lei ha posto l'accento, un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. Cioè, proprio perché c'è un Gina Praio, io ho il dovere di aiutare a slegarlo, di servire il paese perché il paese non diventi un Gina Praio intero. La modernità di queste parole è data in parte da quel riferimento all'Europa, perché vede, il 1975 è l'anno del primo Parlamento europeo. A me piace molto, ma non per una questione di modernità, per una questione proprio di visione, quel riferimento. Abbiano coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia, verso il paese. È il testamento che lascia mia madre sulle istruzioni per l'educazione dei miei fratelli e mia, che lascia a mia madre. E questi tre livelli di consapevolezza della responsabilità sono in realtà quelli che ha vissuto lui, che ha interpretato lui. Certo. Verso se stessi, la capacità di guardarsi allo specchio e di dire: io sto facendo quello che ritengo giusto fare, ho la coscienza a posto. Verso la famiglia, il nucleo degli affetti più chiari, io sono sicuro che mio padre avrebbe avuto delle difficoltà a guardare negli occhi sua moglie, a guardare negli occhi i miei fratelli e me, se non fosse stato la persona che riteneva di dover essere. E poi in una dimensione di rilevanza sociale della propria condotta, che non è data da un paese o dall'altro, ma da una comunità, da un'identità, certo, certo, comunitaria. Allora, le faccio vedere un altro contributo, almeno lo fa vedere per noi Diana. Parliamo di Sindona, è un documento importante per le cose che vengono dette in un'intervista realizzata da uno dei più grandi giornalisti italiani. Sì, è un'intervista organizzata da Enzo Biagi del 1982, quando Sindona era detenuto in un carcere statunitense. Sentite che cosa dice. Sì. Morte di Ambrosoli, lei non c'entra proprio niente. Io le dissi già che io non solo non c'entro, gli ho detto che Ambrosoli era incompetente. Mi spiace perché è morto, ma io non sono l'ipocrita della gente che quando la gente muore diventa un santo. Ambrosoli ha sbagliato, non era completamente competente, ma da questo ai problemi di violenza passa tanta strada. E per questa strada io sicuramente non ci sono passato, non ci passo, non passo mai. Ma c'è qualcuno che dice che lei ha ammesso di aver parlato del pericolo che costituiva per lei Ambrosoli, qualcuno del giro siciliano, perché Ambrosoli delle minacce le ha avuto e ci sono delle registrazioni di queste minacce. Signori, ne ha sentito parlare? Ho sentito parlare, ma io ho fatto presente questo, che quando Ambrosoli è stato ucciso, di questo non se ne doveva parlare, aveva già consegnato completamente tutti i documenti, non era pericoloso per me, non solo, ma noi con i miei avvocati aspettavamo con ansia Ambrosoli, perché siccome aveva detto delle questioni ma così stupide, così inconcepibili, così tecnicamente sballate, per cui noi l'avremmo distrutto. Due anni dopo verrà estradato in Italia, era l'84, e di lì a poco morì per il famoso caffè. Poi vabbè, è stato condannato all'ergastolo per essere stato il mandante dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Quando si parla di questo... Prima del caffè, è stato condannato. Sì, certo, prima del caffè, poi qui a Voghera, e poi beve quel caffè, poi è stato archiviato come suicidio, tant'è, non si sa bene come andarono esattamente le cose. Comunque, no, in realtà si sa, se prendiamo per buone le sentenze che dicono che è un assassino, dobbiamo prendere per buone anche gli accertamenti giudiziari che dicono che quello è un suicidio, anche se nella nostra cultura nazionale l'idea di non avere completamente chiarezza rispetto a alcuni fatti che lasciano aperti degli spiragli ulteriori di complessità e di inafferrabilità è un'idea affascinante.
Però vede, io non ho nessuna esigenza specifica di sostenere una tesi o l'altra, piuttosto, certo, che un'altra. È interessante così, per una contestualizzazione di carattere storico, evidenziare che quell'intervista è stata fatta in un carcere. È stata fatta in un carcere non perché Sindona fosse attinto da un mandato di cattura in relazione... No, perché era indagato negli Stati Uniti. Perché per il fallimento di una... Sindona è stato condannato in primo grado in appello a 25 anni negli Stati Uniti d'America per il fallimento della Franklin National Bank. La banca Franklin, esatto. Una banca che gli aveva comprato, mentendo negli Stati Uniti d'America, utilizzando i soldi dei correntisti, cosa che una banca non può fare, perché deve usare i mezzi propri. Delle sue banche italiane. Il Sindona è stato condannato a 25 anni là, è stato poi condannato a una pena molto severa in Italia per la bancarotta della banca privata italiana, e successivamente è stato condannato anche per l'omicidio. Certo, questo è un po' il quadro storico. Senta, per far capire anche ai più giovani che ci stanno seguendo che cosa ha rappresentato quel momento storico e la cosa sulla quale lavorava suo padre, succedono cose incredibili, perché sembra essere una... Suo padre e Sindona non si sono mai incontrati. Suo padre però va a New York ad un certo punto per testimoniare in uno dei procedimenti che riguardavano Sindona, e lei racconta che passeggia lungo e largo sulla Quinta Strada o comunque nelle zone dove pensava che Sindona vivesse, perché lo voleva vedere, perché gli attacchi che dagli Stati Uniti arrivavano a suo padre erano continui, i tentativi che Sindona attraverso i suoi uomini faceva per proporre delle soluzioni di salvataggio della banca anche alla Banca d'Italia continuavano a essere respinti. Si arriva addirittura a un certo punto ad un fatto clamoroso, cioè l'arresto del responsabile della vigilanza di Banca Italia, dell'arresto non eseguito per una questione di età al governatore di Banca Italia, poi si scopre successivamente che tutto quello fu ordito dalla P2. Insomma, stiamo parlando di un caso di una complessità mostruosa. Ma suo padre come viveva il rapporto con Sindona? Se lo andava e se lo voleva incontrare per strada? Vede, se una... Era diventata un'ossessione? No, se una persona guarda oggi la storia di Sindona, vede la storia di un assassino, di un bancarottiere, e poi va indietro nel tempo e vede certamente la sua fase di successo. Però guardiamolo con gli occhi di quegli anni. In quegli anni Sindona era una delle figure più potenti del nostro sistema finanziario. Era un punto di riferimento per tutto un sistema di potere. Allora c'erano delle voci di suoi possibili legami con la criminalità organizzata, ma queste voci si sono concretizzate nel loro significato solo proprio nel periodo finale dell'esperienza di mio padre. Sindona era stato indicato dal primo ministro Giulio Andreotti come il salvatore della lira. Sindona salvò la lira. Era legato, era uno dei maggiori finanziatori del partito di governo della Democrazia Cristiana. Questo per dire che cosa? Sindona è, prima che un assassino, una persona che è stata capace di creare un impero. Era una persona con un'intelligenza notevole, con delle capacità straordinarie, è partito dal niente e ha costruito un impero, capace addirittura, anche se con la patologia, di arrivare a farsi aprire le porte del sistema bancario americano, che non è proprio una cosa consueta. Papà che cosa ha dovuto fare per quasi 5 anni della propria vita? Imparare a pensare come aveva pensato Sindona, anzi come pensava Sindona. Nell'assenza di elementi documentali che potessero rappresentare, perché erano stati fatti sparire, che potessero rappresentare come Sindona era arrivato a far fallire, quindi a portar fuori i valori dei depositanti della banca privata italiana, papà ha dovuto mettersi al posto di pensare, certo, mettersi al posto di Sindona e pensare che cosa può aver fatto, e si è scontrato con un'intelligenza di altissimo livello. Mi verrebbe da dire che in un certo senso era, non dico affascinato, ma quantomeno attratto da quella persona. Quella persona che aveva dimostrato delle capacità, ma al contempo dimostrava anche un'attitudine alla violenza che papà ha sperimentato. Certo. Quell'episodio che narro di quella volta che papà va nel dicembre del 1978, pochi mesi prima di essere assassinato, davanti al, chiamiamolo, quartier generale, all'Hotel Pierre, dove Sindona aveva il proprio appartamento, a New York, sulla Quinta Strada, è un momento particolare.
è il momento in cui già si sono verificati quegli episodi che lei ha descritto, alcuni di quegli episodi di grande pressione, poi quelli sulla Banca d'Italia sono successivi. Ma papà è lì perché è stato chiamato a testimoniare nel fallimento della Franklin National Bank davanti al gran giurì americano. È il momento in cui ha già risposto agli avvocati di Sindona. Quel passaggio che ci è stato detto prima in realtà si era già verificato. Ha già reso la sua testimonianza. Allora io non so se volesse vederlo da lontano, non so se volesse dargli un corpo, una misura per umanizzarlo. So che forse poteva essere il dire basta, io ho già fatto tutto, non puoi più far niente. Non puoi più far niente. Io la interrompo perché andiamo in pubblicità. Tra poco, chi se lo fosse perso in passato, vi riproponiamo un passaggio di un'intervista che poi è stata dirompente anche nella vicenda. Riguarda Giulio Andreotti, intervistato qualche anno fa, disse qualcosa di clamoroso sulla vicenda che poi ha determinato, alle storie siamo noi, che poi ha determinato anche una sua reazione in consiglio regionale, così poi lentamente nell'intervista andiamo a parlare anche della politica regionale lombarda. State con noi, non andate via.